Vai, e ti chiami? Simone Consalvi. È da dicembre che loro sanno di questa riforma. Che cosa hanno fatto? Hanno chiamato tutte queste persone che vedete qua solamente 2 settimane prima, e cioè 2 settimane fa, per dirgli: dal 2 maggio in poi c'è questa riforma e voi avrete, per i casi gravissimi, invece di 37 ore 14, vi va bene? Se non vi va bene è così. Uno per uno dagli assistenti sociali, chiaramente. E quindi sono stati costretti a firmare questa decurtazione delle ore. I tempi erano costretti perché minacciati. Ma costretti pure perché erano da soli nei municipi, da soli non c'era il tempo neanche per 1000 persone. Quando loro si erano già da 3 mesi, che cosa hanno fatto? Hanno fatto riorganizzare tutti i servizi alle cooperative. Noi operatori sapevamo che dal 2 dicembre dovevamo avere, dal 2 maggio dovevamo avere coordinamenti diversi a 14 ore. Ad oggi l'hanno bloccata semplicemente perché sono finiti sui giornali. Questa è la realtà, ci hanno avuto 3 mesi, non gli hanno accennato niente. Perché se ne è parlato in televisione e sui giornali della decurtazione delle ore nel stesso municipio, sì. a causa di un caso abbastanza grave. Ed eccoci qua. A causa di un caso, ma qui ci stanno queste persone che hanno preso i congedi parentali, si sono messe al lavoro perché non potevano, non sapevano come fare. Oggi si fanno bene e dicono: l'abbiamo bloccata un giorno prima. Un appello di una signora che aveva... Politica hanno fatto stamattina, semplicemente politica. Sì, sì. Noi lo sappiamo perché abbiamo seguito là col caso della signora Elisa, quindi... però la gente non so quanto si renda conto di questa condizione. No, non si rende. Grazie.